L'estate della tempesta è il nuovo libro di Franca Falchi, autrice di romanzi per l'infanzia. Fatica che giunge dopo un altro lavoro, vincitore del primo premio letterario Tene Tene e valorizzato da una grande diffusione anche nelle scuole. Protagonisti del romanzo, tre bambini dalle personalità molto diverse, Marta, Alessandra e Fabio, ospiti di una colonia marina, che iniziano la loro avventura in riva al mare, dopo la scoperta di un grande telone rosso che emerge dall'acqua. Il mistero intorno al ritrovamento muove la storia che porterà all'incontro con un ragazzo straniero capace di stimolare nel gruppo un ricco scambio di esperienze, dove i bambini davanti alle difficoltà riusciranno a togliersi dagli impicci senza l'aiuto degli adulti. Il libro è stato presentato nel cortile del coworking via Roma 105, in un dialogo fra la scrittrice Franca Falchi e Lalla Careddu, anche lei autrice letteraria. Sì, è il mio secondo libro ed è sempre di narrativa per l'infanzia, è dedicato ai bambini dagli 8 sino all'adolescenza. Mentre il primo era sui temi del bullismo e delle paure infantili, questo invece affronta il tema dell'integrazione, un tema abbastanza importante rispetto ai tempi che viviamo adesso e che ho voluto riportare in un libro per i bambini che sono proprio forse i più adatti, i più spontanei e i più puri nell'affrontare questo tema. I libri L'estate della tempesta e La paura ha sempre un biscotto in tasca sono distribuiti da Catartica Edizioni.